colline verdi e cipressi, l'inconfondibile paesaggio toscano. Siamo infatti a San Casciano Val di Pesa, sud-est di Firenze, ospiti di Villa Vrindavana, ma ospiti anche di Niccolò Machiavelli. Eh sì, perché qui, a pochi chilometri a Sant'Andrea in Percussina, c'è la casa natale di Niccolò Machiavelli. E per fortuna che è nato qui, si sente ancora il suo spirito, la sua attrazione. Abbiamo proprio trovato un rimedio machiavellico per trovare questa recondita via degli Scopeti. Ma che spettacolo, Villa Vrindavana, qui a San Casciano Val di Pesa, aulica blasonata anche nel nome, con questa pietra lapide marmorea che è la linea meridiana di longitudine e latitudine che ci mostra la distanza a livello di meridiani e paralleli da Roma Montemario, ma anche dalla qui vicina Firenze, un luogo di sacralità, il Museo delle Arti Sacre, un luogo anche fatto di incontri, di momenti di riflessione, il luogo deputato anche alla residenza della comunità religiosa degli Hare Krishna, una delle prime sedi in Italia che ha ospitato questa comunità. Ma al di là di questa bella cortina arborea in queste colline a sud-est di Firenze, ci sono anche fatti di cronaca che ci riportano ad un passato amaro che purtroppo ancora è un passato pieno di misteri e di ambagi, il mostro di Firenze. Nel settembre del 1985, infatti, qui a Via degli Scopeti, proprio poco distante da Villa Vrindavana, veniva perpetrato l'ultimo efferato delitto del mostro di Firenze, sul quale ancora indaga la magistratura. Approfittando del momento di preghiera collettiva degli Hare Krishna, venne effettuato quello che è l'ultimo delitto dal 1968 e questo del 1985. E non a caso qui abbiamo il, non so se è presidente, lo so, il presidente della comunità degli Hare Krishna. Nel 1982 un mio amico di Guidonia, vicino Roma, venne proprio in questa comunità e mi disse: prova anche tu. Ecco, poi la vita prende dei rivoli diversificati, col senno di poi, 34 anni dopo, l'avessi fatto, non sarebbe male. Allora, lei è il presidente di questa realtà importata in Italia, credo sia una delle prime residenze proprio degli Hare Krishna in Italia, Villa Vrindavana. Sì, è la prima residenza ufficiale questa. Noi, questo movimento è qualche anno prima è sbarcato in Italia, noi rappresentiamo una tradizione antichissima, ma il fondatore del nostro movimento, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nel 50 anni fa esattamente, fondava questo movimento che aveva questa intenzione, questa volontà di diffondere la spiritualità autentica nel mondo, non una nuova religione, ma la spiritualità. Qualche anno dopo arrivammo in Italia, inizialmente la cosa fu... Era molto più semplice, andammo a Roma, c'erano dei piccoli centri affittati, ma poi nel 1979 fu acquistata Villa Vrindavana. Una villa storica, una villa medicea che è passata, ha avuto una sua storia gloriosa, questo fino all'incirca del dopoguerra, dopodiché c'è stato, come per tutte le grandi proprietà dei dintorni, un lentissimo e inesorabile decadimento. Poi sono arrivati gli Hare Krishna e hanno portato una ventata completamente nuova, un messaggio che alla fine si è integrato, perché poi quello è successo, perché negli anni che descrivevi tu prima, che è successo, che succedeva, erano gli anni in cui, gli anni 70, in cui tutti scappavano e si rifugiavano nelle comunità, infatti se vi ricordate c'erano comunità di ogni tipo, sociali, religiose, politiche, eccetera, eccetera, e anche questo progetto inizialmente nasce come comunità residenziale. Allora, anche Villa Vrindavana è diventato un valore aggiunto per il territorio, mentre in quegli anni, voglio dire, si cercava anche di capire chi fossimo noi, chi fosse questa spiritualità dell'India che arrivava in modo tutto sommato prepotente nella vita degli occidentali. Oggigiorno c'è in atto una integrazione, uso la parola integrazione perché l'assimilazione non è riuscita, no? Anche se qualcuno ha provato ad assimilare queste culture, non c'è riuscita, anche perché hanno dei valori all'interno che sono così profondi e così universali che vanno veramente al di là delle... Ma diciamo pure che era stata sperimentata nel 1971 con George Harrison, ci fu una canzone che poi era il simbolo, che era My Sweet Lord, se si ricorda, era proprio la fine del 1970, quindi siamo praticamente in quegli anni. Sì, perché forse non tutti sanno che George Harrison era un nostro confratello. Eh sì, no, ma qualcuno lo sa, qualcuno no. E infatti questa canzone finisce col canto del mantra Hare Krishna. Dice proprio qua, Hare Krishna, Hare Krishna. Altri anni, ma in questi anni di vacuità, di vuoto, chi sono i ragazzi che chiedono di entrare, quindi che sono adepti agli Hare Krishna?
Ma allora, essere un adepto agli Hare Krishna in realtà è una cosa molto più semplice di quella che si possa pensare. Diciamo, noi stiamo molto attenti, a differenza di quegli anni in cui i cancelli sono sempre aperti, le porte sono sempre aperte, però c'è una cosa importante da comprendere. Noi non cerchiamo la conversione delle persone, noi cerchiamo la trasformazione delle persone. Quindi per noi è importante che le persone si incamminino nel modo corretto e più adatto a loro sul sentiero della spiritualità. Quindi diventare un devoto di Krishna è molto meno complicato di quello che può sembrare. Non bisogna per forza vestire come sono vestito io e tagliarsi i capelli a zero nel segno del monaco di rinuncia. Infatti sono moltissimi muratori, avvocati, ingegneri, notai che fanno medici, che arricchiscono, voglio dire, le file degli Hare Krishna. Certo che sono meno visibili, perché semmai sono il vicino di casa e uno se non scava un pochettino all'interno della persona non riesce neanche a comprendere cosa lui in realtà abbia all'interno, nasconde all'interno i valori che porta avanti. Certo l'aspetto monacale, questo estetico, è più visibile. Ecco, gli Hare Krishna oggi sono un po' meno visibili da questo punto di vista, ma numericamente sono molti di più.